È qui, in questo tracciato di strade sorte lungo le mura greco-romane di Napoli, dove poi ebbero sede fino all'Ottocento i grandi granai municipali detti Fosse del Grano, che nel 1864 fu costruito dal barone La Capria il Bellini, su progetto dell'architetto Carlo Sorgente. Da allora il teatro, definito subito dai napoletani più bello del San Carlo a causa delle sue festose decorazioni di tipo francese, non mutò mai la sua facciata, diventata familiare come quella di un palazzo, fino a confondersi addirittura con le altre case quando alla fine di un secolo esatto di vita chiuse i battenti nel 1964, lasciandosi annerire all'esterno e crollare nei palchi e negli affreschi. Un esilio lungo e amaro, tanto lontano dai ricordi fastosi e brillanti di una lunghissima attività in tutti i generi dello spettacolo. Una caratteristica del Bellini fu infatti, dall'inizio, la varietà dei suoi cartelloni, fin dall'inaugurazione con Circo Equestre, quello dell'impresario Guillaume che del Bellini resse le prime sorti. Dopo i cavalli ammaestrati, niente meno che l'opera lirica, con un grande avvenimento. Il trionfo, nel 1879, della Carmen, che a Parigi non era piaciuta e che il Bellini, con la famosa cantante Galie Marie, fece apprezzare e riportò nei cartelloni dei teatri europei. Il San Carlo era rimasto perplesso dinanzi all'insuccesso parigino ed esitò dinanzi alla proposta di mettere in scena l'opera di Bizet. Il piccolo e fiero Bellini invece tentò la sorte e vinse, perché fin dal principio si affermò come un teatro vivace, dagli interessi moderni, aperti alle nuove esperienze musicali. Poi la splendida sala ricca di ori e velluti accolse i più grandi attori drammatici, dalla grande Adelaide Ristori alla tragica Eleonora Duse, a Sara Bernard, a Tommaso Salvini, idolo delle platee. Ma anche le opere liriche, dalla Norma al Trovatore, alla Traviata, al Barbiere di Siviglia, e trovarono sede nel Bellini anche le opere dei contemporanei, come il maestro Petrella, autore dei Promessi Sposi, oggi dimenticati. Uno dei grandi successi fu, ad esempio, Napoli di Carnevale di De Giosa, autore di tante opere buffe del secondo Ottocento, oggi non più rappresentate, ma che furono celebri ai loro tempi. Furono sempre stagioni variate che comprendevano il vecchio e il nuovo, seguendo i gusti del pubblico ma proponendogli anche le novità più interessanti della cultura musicale, i classici e l'evasione, gli acuti dei tenori e i gorgheggi delle operette. Né mancò il caffè chantant con ballerine e valzer e naturalmente la comicità di Scarpetta che al Bellini fu di casa per lunghi anni. Tutti gli artisti d'Italia e tutti i napoletani ebbero caro il Bellini, che con i suoi palchi dorati dava alla borghesia l'illusione di assistere a grandi serate pari a quelle sancarliane. Ci si affacciava al palco e si piangeva per la Traviata, oppure si rideva per le macchiette di Maldacea, del Turco Napolitano e di Felice Sciosciamocca. Di nostalgia per le canzoni di Papaccio, di Parisi, di Elvira Donnarumma. Si applaudivano le ingenue e saporose battute di Pulcinella, impersonato da Salvatore De Muto. E si ammirava la bellezza di Anna Fouché.
passarono al Bellini Raffaele Viviani e la sorella Luisella. Agostino Salvietti con Tina Pica, e tra una commedia e l'altra risuonavano le note del Trovatore e di Lucia di Lammermoor, in una successione che non era per nulla stridente ma appariva naturale, come svolgimento di un discorso che era insieme culturale, divulgativo e ricreativo. Negli ultimi anni, i fratelli De Filippo, prima che si dividessero. Nel 1964, il grande successo di Masaniello, con Macario e Nino Taranto. L'ultima gloria del Bellini, prima che davanti al grande sipario calasse la tela del cinematografo. Nel generale decadimento del gusto e del costume, il Bellini fu come sempre fedele specchio della città. I palchi accolsero gli appassionati dei film a luce rossa, le scappatelle degli studenti che avevano marinato la scuola, gli sfaccendati del Rione. Le voci della Duse e della Carmen furono coperte dal vocio dei film western e dalle parole delle anonime dive dei film di facile cassetta. Ma per il glorioso teatro era in serbo una sorte felice. L'iniziativa coraggiosa di alcuni operatori culturali preparava un progetto di totale restauro perché il Bellini tornasse a vivere, a svolgere un ruolo di primo piano nella città che affermava con tanti segnali di voler rinascere. L'impresa non era lieve, occorrevano interventi radicali nelle strutture, di consolidamento, di rifacimento di tutte le parti perdute, di amoroso restauro dell'antico, di totale sistemazione degli impianti tecnici, dei camerini, della centrale elettrica, del riscaldamento. Con la costante sorveglianza della sovrintendenza tecnici ed esperti, decoratori e pittori, stuccatori e doratori hanno lavorato per 3 anni, facendo emergere lo splendore originario dal buio, dal fatiscente, dal degrado. Sono state riprese tutte le decorazioni, le pitture, gli affreschi che erano ricoperti di calce. I palchi di legno sono stati rinforzati con trame di ferro. Si è cominciato dal tetto per finire ai sotterranei. Giorno per giorno si facevano scoperte emozionanti. Tornavano alla luce le ghirlande dipinte da Vincenzo Migliaro e le sirene con le loro cornucopie svelavano i loro vivaci colori in contrasto con le dorature. Seguire il lavoro appassionato degli artefici, registrandone via via le tappe di progressi attraverso la telecamera, dava l'emozione di fissare per sempre le fasi di un ritrovamento favoloso, di dar vita a un documento eccezionale. E le meraviglie del Bellini si sono svelate dopo decenni di oblio, confermando il paragone col San Carlo e mostrando come quella nera facciata contenesse uno dei teatri più belli d'Italia ed Europa.
quella. Allora io saltavo su come una iena e ti dicevo mi fai solamente pena. Tizio, fatta e la taiwa. Guardate. Centro la. Giro. Finisci. Nel segno della sua antica modernità, nel fertile contrasto delle espressioni artistiche, il Bellini si riapre con una delle opere più significative della cultura contemporanea. Quella opera da tre soldi che segna una data fatale nel teatro musicale e che consacra da oggi nuovamente il Bellini come un monumento vivente e lo consegna a Napoli perché la città lo usi, lo abbia caro come esso fu per più generazioni. Ma io non sono io che devo ricevere, adesso faccio la domanda. Appunto, è il protagonista. Una data importante per Napoli, per la sua vita culturale, per la ripresa delle sue tradizioni d'arte. Si riapre il Teatro Bellini. La consegna delle chiavi del Bellini al sindaco di Napoli ha significato il dono che la città riceve, una struttura che da oggi appartiene ai napoletani, che ne sentono l'impegno e la responsabilità. Ma perché le deve consegnare a me? Io queste chiavi le voglio trasformare in altre chiavi da consegnare alla città. Questa operazione non può e non è stata da nessuno interpretata come un fatto squisitamente personale. Al di là delle manie degli artisti, delle follie degli artisti, c'è un qualcosa in più. Palco o la storia di, o la storia della città. In un'altra poltrona, non so, insomma comunque per qualche verso era legato a questo teatro. Gente che piangeva entrando dentro e vedendo che facevamo questi lavori, gente che osannava la nostra volontà, la nostra determinazione, cosa che a me mi ha commosso ma che non vorrei caricare poi di significati. Secondo me questa deve rimanere una delle cose che questa città può esprimere e non la sola. Del sindaco, questa è la vecchia chiave, questa è la nuova, è la nuova, bravo, bravo, bravo.
questa è la vecchia, questa è la signora. La signora teneva conservato questo. E questa è la nuova. E questa è la nuova chiave d'argento offerta dalla ditta Ventrella. Bene. Che noi regaliamo alla città come segno, ecco, il teatro è aperto a tutti, la vecchia e la nuova. Ecco qua. Ferro. Molto bene, la vecchia e la nuova. Ecco, è così. Si preferisce la vecchia. Entrare clandestinamente. È clandestinamente. Preferisce la vecchia. Preferisco la vecchia. Cosa entra veramente con questo? Ma non gli buon conto, eh. Ottima iniziativa, di ottimo gusto. Ma che devo fare? Con lei, Tato Russo, perché ha fatto questa grossa fatica, non copriamo il governo nei riguardi della cultura, nei riguardi del teatro, e questa lunga fatica evidentemente l'ha portato così un tantino stressato. Poi questa sera saremo tutti quanti attenti all'altro aspetto, non sì, più imprenditoriale ma artistico, l'ha portato alle improvvisazioni. Improvvisazioni. Non sapevamo, altrimenti noi come primo cittadino, anche senza la chiave, l'avremmo atteso così come si conviene nei riguardi di un autorevole rappresentante del governo. E trovandoci davanti alle improvvisazioni, continuiamo ancora per qualche minuto a improvvisare, non soltanto fieri e contenti di avere qui Tutti quanti insieme consegniamo la targa ad Altero, all'impresa d'Altero. Al palco di prima fila, come è vero che la celebrità è inversamente proporzionale all'età. Tu ma volessi tenere 20 anni e stare in palco ancora in piccionaia. Io mi permetto di contrarre. Io, infatti, mentre si inaugurava questo teatro di Tato Russo e così via, pensavo la fortuna nostra di avere una relativa certa età, no? Per aver vissuto esperienze, certo, cose, guardarsi, ecco, indietro, certo, vedendo queste belle cose. Certo, ma è un agrafo in cui esistono dei grandi uomini, che noi non dimentichiamo, no, perché certamente a Napoli ha avuto dei grandi uomini, certamente, e noi abbiamo avuto la fortuna di essergli coetanei per qualche periodo e di essergli contemporanei. E quindi di essergli vicini, di aver stretto la mano a Don Benedetto Croce, è un privilegio che credo che pochi possono vantare nel mondo. Io dico così un poco avventatamente che il Padre Eterno ha commesso un solo errore, avrebbe potuto bloccare. Beh, io sono convinto che il presente esiste solo in funzione del passato, quindi il rilancio di Napoli può accadere secondo me solo se tiene ben ferme le sue radici. Quindi sono decisamente favorevole, applaudente e commosso per questa rivalutazione di quello che si dice passato, tra virgolette, ma che in realtà non è che il patrimonio della città e tutto quello che si è fatto prima di noi, che noi abbiamo il dovere di tutelare e conservare. Nelle cronache non solo di Napoli, ma dell'Italia, rimarrà storica questa data del 19 novembre 1988. Stasera, per la prima volta, dopo un silenzio di 20 anni e a distanza di oltre un secolo dalla fondazione, si riaprono i battenti di questo meraviglioso teatro. Thank you.
ogni pezzo. Sullo stretto c'è andata di mezzo una guardia e un vecchietto se ne andavo, ma più per il morto che per la pallotta lei. Comunque, a lui di ogni bene. Abbiamo fatto quello che potevamo, ma padre, io abbiamo dovuto uccidere per forza. Auguri di ogni bene. Gentile signora, prego, il barretto fino a un'ora fa apparteneva alla moglie del sindaco. Il sindaco? Ah!